Bella raga, oggi entriamo ufficialmente nel secondo mese di totale autosufficienza alimentare. Sto mangiando solo quello che raccolgo nel bosco o in piccola parte coltivo. Le motivazioni di questa scelta le ho ben espresse nel primo video, per cui andate a recuperarlo. Oggi in realtà non cucinerò niente perché gli avanzi di ieri sono talmente tanti e talmente buoni che mi sembra stupido mettermi a sviluppare una nuova pietanza solo per farci un video. In compenso però, su vostra idea, farò qualcosa che per me è molto anomalo, un dolce, anzi il dolce per eccellenza, che da tempo immemore fa ingrassare e diventare obesi milioni di bambini, adulti ed anziani in tutto il mondo. Sto parlando ovviamente della crema di nocciole, una vera specialità direttamente dal bosco. Mettiamoci a prepararla. Prima di tutto questo faccio un salto al terreno dell'Andrea, che è il mio vicino di casa, per vedere a che punto sono le amarene, perché inizio a sentire una gran voglia di frutta. Penso che saranno ancora molto indietro, ma è proprio il caso di controllare. Intanto noto con piacere che iniziano quasi ad essere maturi i gelsi. Quasi. Lo inauguro. Mamma, già buonissimo. Mentre le amarene sono ancora indietro, ci vorrà un po'. Però c'è tantissima piantaggine qua, verrò a raccoglierla. E veniamo alle nostre nocciole. No. No, no. Sputa. Non devi rubarli le nocciole. No. Bon, direi che bastano. Non ne faccio di più perché sennò poi mi sfondo di nocciolata. Facciamo tostare le nostre nocciole. Spero davvero di non fare un sacrilegio, ma ci metto l'olio extravergine d'oliva che mi ha regalato Luca, sperando che vada bene quanto quello di semi che si usa di solito per fare la nocciolata. Ci aggiungiamo un bel cucchiaione di miele che mi ha regalato Maurizio l'ultima volta che sono andato in Piemonte a Tartufi. Dunque, per quanto riguarda il miele, che è un prodotto di origine animale, vi rimando allo stesso discorso che ho fatto sulle uova, anzi tra poco lo inserisco così non dovete andare neanche a recuperarlo. Per inquadrare la situazione comincio col dirvi che, pur non amando le etichette, la mia alimentazione oscilla tra il vegetariano e il vegano. Come penso abbiate capito, ritengo che la corretta alimentazione umana sarebbe fatta esclusivamente di ciò che si può reperire in un bosco. Quindi frutta, foglie, fiori, radici, tuberi, bulbi, funghi e persino sottratto. Questo mondo infatti non è un luogo idilliaco basato esclusivamente sul bene. Vi starei raccontando un'ingenua favoletta. È basato sul dualismo, poiché per esistere il bene è necessario che esista anche il male. Così non fatico a pensare che la nostra natura, così come quella di serpenti o donnole, sia anche quella di ladruncoli che arrivano a procurarsi a discapito di altri. Come avrete capito, il mio consumo di è estremamente ridotto e solo da di cui posso appurare le condizioni di vita, per cui il mio impatto è minimo ma non certo etico, se per etica si intende perseguire il concetto di bene. Ma voglio che il messaggio di questo video sia chiaro. Nonostante la contraddizione di nutrirsene sporadicamente, ci tengo a sottolineare che, a mio avviso, i vegani hanno completamente ragione. Non esistono forme di allevamento etiche. Allevare una determinata specie per sottrargli dei prodotti che gli appartengono è senza dubbio sbagliato. Se c'è un messaggio che paradossalmente voglio comunicare proprio in un video dove mangio è questo. E sono piuttosto sicuro che, lasciando decadere pregiudizi e condizionamenti, sarete abbastanza in sintonia con quanto espresso. Quindi ecco, non idealizzatemi solo perché mi vedete attraverso un video. Sono una persona come tutti, con i suoi limiti e le sue contraddizioni. Per cui oggi mangio. Almeno saranno contenti quelli che si preoccupano delle mie carenze alimentari. Inoltre, per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento, siete tutti invitati alla festa che organizzo qui a casa dal 14 al 16 giugno, dove ci sarà proprio Maurizio, che è la persona che mi ha regalato il miele, a tenere un interessante dibattito sul rapporto tra questo prodotto ed i vegani. Adesso andiamo giù in giardino e proviamo insieme questa nocciolata. Ho solo paura che se l'assaggio poi potrei volerla finire tutta ad un colpo. Andiamo. Mamma mia,
Mamma mia, raga. È spaziale per uno che non mangia dolci da un mese poi. Basta. Basta. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani per un nuovo episodio. Bella.